Vladimiro Falcone, qualche giorno fa hai postato su Instagram una frase che è emblematica, finalmente in campo, hai scritto. Sì, perché avevo grande voglia di scendere in campo e dopo quasi un mese di vacanze, diciamo, stavo aspettando appunto il tampone, il risultato negativo e finalmente sono sceso in campo con i miei compagni, ho conosciuto tutti e sono molto contento. Vacanze brevissime, fra l'altro hai interrotto la stagione finendo in bellezza con due partite in Serie A. Sì, diciamo che l'anno scorso sono rimasto alla Samp con il ruolo di terzo portiere e ho cercato durante l'anno di allenarmi sempre al 100% per appunto arrivare a fare l'esordio che speravo fin da bambino, no? L'esordio in Serie A, il sogno di tutti. E devo ringraziare il mister Ranieri che mi ha dato questa possibilità e niente, me la sono goduta. Naturalmente l'esordio con il Milan, 4 gol, un po' deve andare meglio, però sono contento di questo, di quello che ho fatto l'anno scorso e appunto ci tengo a ringraziare la Sampdoria per questo. E adesso questa nuova avventura con il Cosenza, la tua prima in Serie B, visto che 2 anni fa eri nella Lucchese. Sì, io ho sempre fatto la Serie C, ho fatto molta gavetta, ma ritengo che mi è servito tantissimo queste parecchie esperienze che ho fatto in Serie C. E vengo qui con la testa giusta, sono maturato, e mi sento comunque sia un professionista e spero di dare una mano alla causa Cosenza. Ecco, da guardare il tuo curriculum è la prima volta a Sud, si dice sempre che c'è un pubblico caloroso, speriamo di ritrovarlo presto il pubblico, Covid permettendo, così potrai assaporare il calore del San Vito. Assolutamente, la prima volta al Sud, anche se essendo romano comunque sia un po' di Sud ce l'ho dentro e l'arrivo è stato spettacolare perché mi sono arrivati 1000 messaggi da parte dei tifosi che li ringrazio, li ho letti tutti e naturalmente mi hanno parlato di Cosenza, che è una piazza caldissima e spero che i tifosi possano ritornare allo stadio presto perché è il 12° uomo in campo. La tua specialità, ti abbiamo visto parare un po' di rigori, poi nelle uscite sei particolarmente abile. Sì, i rigori diciamo durante il campionato qualcuno l'ho sempre parato, ma mi è andata sempre bene nella lotteria quando magari in un torneo cose del genere oppure a Lucca nel playout, nella lotteria sono abbastanza bravo, riesco ad intuire e sì, diciamo nelle uscite per un portiere le uscite alte sono sempre un rebus perché più giochi, più prendi fiducia e più comunque sia sei consapevole dei tuoi mezzi. Io mi ritengo comunque sia un portiere bravo in questo, però è naturale che le cose vengono sempre mettendo minuti nelle gambe, diciamo. Hai trovato un gruppo che è reduce da una vera e propria impresa, che addirittura ha richiamato l'attenzione della BBC. In 10 partite una salvezza conquistata quando ormai nessuno ci sperava. Sì, ho seguito un po' l'anno scorso. C'è stata una grandissima impresa, però io spero che quest'anno comunque sia ci sia una partenza buona per fare un campionato un po' più tranquillo e poi quello che verrà, verrà. E allora ti facciamo dire la frase che va di moda qui, forza Lupi. Forza Lupi.